contadino di Brolo Irene Ricciardello, allora, primo giorno definiamo di lavoro, ma in effetti non è così. All'interno del palazzo comunale, ecco, dopo la proclamazione, il passaggio di consegne, qualcuno diceva ieri sera il commissario è andato via, ma penso che ancora dovreste, penso io, rivedere per le consegne ufficiali. Ecco, questo primo giorno, com'è stato per Irene Ricciardello? Partiamo da questo. Allora, intanto ieri sera sì, abbiamo avuto non un vero e proprio passaggio di consegne col commissario, ma abbiamo fatto una lunga chiacchierata, abbiamo parlato un po' degli aspetti generali, dei problemi che, più urgenti che ci sono. Stamattina non ho avuto ancora modo chiaramente di mettere a fuoco tutto, ho avuto un breve incontro con il revisore dei conti, un confronto con la segretaria e con qualche responsabile del settore, quindi chiaramente i problemi da affrontare sono tanti, alcuni dei quali sono urgenti e quindi stiamo cercando di dare priorità a questi, è chiaro. Allora, campagna elettorale, nelle interviste che abbiamo fatto nei giorni scorsi si parlava dei primi provvedimenti, vabbè, quelli che già si conoscono, indennità, annullamento di quella delibera, ma penso anche che una cosa un po' risaputa, il paese bisogna ripulirlo. Ecco, utilizziamo questo termine perché ultimamente con la spazzatura, con queste cose c'è stato qualche piccolo problema e poi si avvicina la stagione estiva. Penso che siano una delle prime priorità del nuovo sindaco, ovviamente c'è ancora la giunta, il consiglio comunale, penso che la notte si addormirà poco ancora per qualche giorno. Assolutamente sì, guardi, è chiaro, gli interventi più urgenti, tra quegli interventi più urgenti a cui mi riferivo prima, in primis chiaramente ci sarà il problema dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti e poi quelli che riguardano un po' i conti e quindi questa famosa ricognizione dei conti, vediamo un attimo di venirne a capo, questa ricognizione che il commissario era in ricognizione dai 6 mesi, quindi vediamo un attimo di capire quali sono i risultati di questa ricognizione. È chiaro che prima di pensare al resto ci sono degli adempimenti fondamentali come quello della nomina della giunta che avverrà in questa settimana e l'insediamento del consiglio comunale nei prossimi 10 giorni. Abbiamo detto che, ma penso che già si sapeva che i 4 assessori verranno scelti, 2 già ci sono all'interno, ecco, degli eletti, quindi si liberano altri posti. Ma il metodo qual è? Quello dei più voti? Qualcuno, il collega, ha scritto non sarà quello di chi ha ricevuto più voti, ma in base a delle magari esigenze specifiche, o come scegliere il sindaco ovviamente. Guardi, credo che le deleghe assessoriali verranno, gli assessori saranno designati e quindi le deleghe assessoriali verranno distribuite assolutamente per competenza. Parliamo di che cosa, ecco, oltre a questa cosa il Comune di Brolo ha bisogno subito, ecco, oltre a queste priorità, la spazzatura, si avvicina alla stagione estiva, ovviamente l'idea di creare subito qualcosa di importante e di ripartire, ecco, voi avete detto ricostruiamo Brolo, come vediamo anche dietro alle spalle, ecco, ricostruire ripartendo da che cosa? Intanto penso che la prima cosa sia, tornando indietro di qualche giorno, il sindaco di tutti, ecco, bisogna ricostruire il paese, un paese frammentato in 5 parti, 75 consiglieri comunali, penso che un sindaco debba ripartire un po' a ricucire i rapporti per arrivare, ecco, in qualche modo a portare un po' serenità dopo una campagna abbastanza pesante. Guardi, l'ho detto immediatamente la sera stessa della domenica, lunedì sera, è una dichiarazione che ho fatto a caldo, piena di emozione in quel momento, ma ero assolutamente consapevole, nel senso assolutamente conscia, sindaco di tutti senza ombra di dubbio, assolutamente aperta a qualunque tipo di collaborazione, a qualunque tipo di proposta, a qualunque tipo di idea che venga da chiunque, non solo dai candidati delle altre liste o dai candidati sindaci o da altre, da chiunque, anche dai cittadini, tranquillamente.
Questo perché, dico, a prescindere dalla mia, da quello che è, credo, il mio modo di fare, ma credo che oggi ne abbia assolutamente bisogno Brolo, del confronto, dell'ascolto, del cercare di, come dire, costruire una pace sociale, una riappacificazione. C'è una frattura enorme e non sarà facile da ricucire, però dico, da parte nostra c'è assolutamente la volontà di farlo. Non so se lo possiamo dire, ma i colleghi avversari, ha chiamato qualcuno, vi siete visti, non vi siete sentiti? Ecco, di solito si dice gli auguri a chi vince si fanno sempre, anche se si fanno un po' a malincuore. Ecco, chi dei quattro o tutte e quattro sono fatte sentire, se lo possiamo dire, oppure lasciamo perdere, non lo so. Lasciamo perdere. Ho ricevuto, per onestà, devo dire che ho ricevuto solo un messaggio, un SMS, da uno degli avversari politici. Gli altri lasciamo perdere. Per chiudere con questa intervista con il nuovo sindaco di Ricciardello, allora ci rincontreremo sicuramente in futuro per parlare un po' del lavoro che si comincia a fare. Intanto la priorità alla giunta, priorità al consiglio, che tutti si aspettano entro poco tempo per vedere un po'. Chi sarà anche il Presidente del Consiglio, ecco. Dopo o lo possiamo già dire, ecco, se lo possiamo già dire ancora meglio, ecco. No, ancora non mi sono nemmeno, devo dire, riunita ancora con i miei. Il Consiglio, la prima seduta sarà chiaramente presieduta da Anna Ricciardi, che è il consigliere anziano che ha ricevuto più voti, sarà convocato tra domani e dopodomani, partirà la convocazione, dovrà essere convocato nel giro di 10 giorni, quindi nella fine della prossima settimana, all'inizio dell'altra ancora, sicuramente ci sarà il primo consiglio comunale di insediamento.